Buonasera da Diego Cusella, bentornati al Villa Ferri League stagione 2017-2018. Oggi una partita del girone a 2 calcio a 5 che vede affrontarsi Sul Kitchen contro il Terna Sport Team. Sul Kitchen in tenuta gialla e vado a leggere subito la formazione con il numero 1 Prendin Cristian, con il numero 6 Finotti Davide, con il numero 7 Calore Andrea, con il numero 14 Baratto Matteo, con il numero 18 Lanzillotti Giuseppe Davide, con il numero 20 Zaggia Simone, con il numero 21 Fornea Carlo Alberto. La formazione del Terna Sportivo in tenuta azzurro-bianca, che ora sta giocando da destra verso sinistra, con il numero 22 Zilio Davide, con il numero 0 Piovanello Nicola, con il numero 4 Perinelli Mauro, con il numero 6 Zagato Francesco, con il numero 7 Gamberini Jacopo, con il numero 10 Deiasio Giordano, con il numero 11 Pagano Giuseppe e con il numero 18 il capitano Finotti Paolo. Arbitra il signor Pravato di Mestre. Come sempre, e devo farlo, mi dispiace per il Sul Kitchen, che è già la seconda volta quest'anno che vado a pseudo commentare una loro partita e dovranno risubirsi le mie, attenzione, manovra offensiva del Sul Kitchen, che però non va a buon fine. Devono sempre subire le mie annotazioni, quella di scaricare, mi raccomando, l'applicazione Calcio Amatoriale, applicazione completamente gratuita, disponibile sia per Android che per iPhone. Qui troverete le classifiche, i calendari, i gironi, la classifica marcatori e la classifica portieri. Nell'app ovviamente è solo una top 10 per quanto riguarda la classifica portieri e la classifica marcatori. Per una classifica di questi più dettagliata dovete andare sul sito ufficiale Calcio a 5 Padova, lì troverete veramente anche il giocatore che ha realizzato una sola rete o il voto singolo di ogni partita del portiere. Insomma, troverete tutto quello che serve per giocare al meglio il Villa Ferri League stagione 2017-2018. Per chi ha già scaricato l'over o anche per chi non l'ha ancora fatto, avrà notato che da un po' di tempo c'è una news. Appena accedete all'app vi appare il pannello con la news, che è il torneo Neymar. Un torneo ad iscrizione gratuita, verrà giocato proprio qui al Villa Ferri a fine di questo mese di aprile. Lo ripeto, iscrizione gratuita. Questo torneo ha una formula particolare perché si gioca in 5 contro 5 senza portiere, con una porta piccolina. La squadra che realizza una rete elimina un giocatore della squadra avversaria, finché la squadra che rimane senza giocatore ovviamente ha perso il match. L'unico intoppo che potrebbe essere per molti è il fatto del regolamento, che prevede un massimo di 7 giocatori iscritti, e questi giocatori, su questi 7 ce ne possono essere solamente 2 fuori quota, cioè che hanno qualsiasi età, da bambini a adulti, mentre gli altri devono avere un'età compresa dai 18 ai 25. Chi vince la tappa di Padova andrà a fare la tappa di Milano, chi vince la tappa di Milano, e saranno solo 8 le squadre ad accedere alla tappa di Milano, andrà a sfidare direttamente Neymar, il campione del Paris Saint-Germain, nonché giocatore anche della nazionale brasiliana. Visto che ho accennato all'applicazione, adesso in diretta vado a vedere un po' di statistiche di queste due squadre. Allora, accedo all'app, classifica generale, vado nel girone a 2 di calcio a 5 e troviamo terza in classifica il Terna Sportin con 22 punti in 13 partite, 64 gol realizzati e 55 gol subiti. Sul Kitchen, penultima in classifica, con 7 punti in 12 partite giocate, 40 reti realizzate e 78 le reti subite. Visto che ci sono, vado a vedere anche la classifica marcatore di questo girone. Il primo che vedo, allora, del Terna Sport Team sui primi 10 non c'è nessuno, quindi considerando che all'ultimo posto di questa top 10 c'è
Cristian Vitali del Jolly Legend con 11 reti, prevedo che almeno 11 gol non l'abbia realizzati nessuno di questa squadra. Mentre per il Succhi ci troviamo al nono posto, sempre con 11 reti realizzate, Carmelo Militello. Andiamo a vedere la classifica portieri del girone A2. Troviamo Christian Prendin al quinto posto con 87 punti e Davide Zilio, due classifiche più sotto, a 58. Del Terna Sport Team, Davide Zilio, eccoci, abbiamo visto addirittura all'ultimo posto di questa top 10 c'è un altro portiere del Terna Sport Team a 31 punti e mezzo, che è Stefano Latino, che però oggi non c'è tra i pali di questa formazione, ma c'è Zilio, Davide. Io vado a vedermi anche la coppa disciplina di questo girone. Qualche problema con l'app, non carica. Proviamo a riaccedere, ogni tanto succede, non per colpa dell'app, ma per colpa delle connessioni wifi. Coppa disciplina, calcio a 5, serie a 2. E ho qualche problema. Qualche problemino di troppo con la connessione. Ecco, sono entrati al secondo posto il Terna Sportina, al primo posto il Soul Kitchen con 0 euro di multa. Bravissimi. E però devo dire che sono simili. Soul Kitchen ha un solo ammonito in tutta la stagione, il Terna Sportina 2 ammoniti in tutta la stagione, quindi veramente veramente bravi bravi bravi. Quello che mi dispiace, che lo dico sempre, che non ci sia anche una classifica degli arbitri. A me piacerebbe molto che si desse la possibilità alle squadre di, a fine di ogni gara, dare un voto e far sì che gli arbitri più votati siano gli arbitri che poi dirigano la gara finale. Secondo me sarebbe una cosa nuova. Poi è vero che non tutti gli arbitri arbitrano lo stesso numero di gare, però magari si mette un limite o si prende, come si fa per i portieri, i migliori 10 voti e si fa la somma, o la media dei migliori 10 voti, come anche forse la media dei migliori 10 voti, così bene o male potrebbero essere tutti alla pari questi arbitri, almeno come punteggio. Prima rete del Terna Sport Team, a realizzarlo il numero 4 Perinelli. Vuol dire che Prendin era anche uscito piuttosto bene. Alla meglio però Perinelli, che porta appunto in vantaggio il Terna Sport Team. Mister Terna Sport Team, lo so perché ho giocato una gara anch'io con loro, ha veramente un notice pieno di giocatori da poter contattare, eppure in questa stagione si è trovato spesso e volentieri in difficoltà numerica, o magari con, magari non solo numerica, ma anche con assenze pesanti magari sui giocatori che più aveva fatto fede tra i suoi. C'è un giocatore che è anche un vero e proprio fuori classe, che è Federico Bertotti, che oggi non c'è in questo match, ma lui è un giocatore veramente di altre categorie, gioca solamente in Serie D, in Fisi C, ma tranquillamente potrebbe fronteggiare una C1 a occhi chiusi. Lui qualsiasi campionato gioca è tra
i capocannonieri, se non l'unico capocannoniere vero del campionato, uno che realizza veramente un sacco di gol. Questi campionati potrebbe fare la differenza, probabilmente gli è mancato troppe volte durante la stagione. Tra l'altro, parlando un po' di tesserati, c'è stato un piccolo cambiamento nel regolamento qui al Villa Ferry League. Fino alla scorsa stagione, per quanto riguarda il calcio a 5, era ammesso per squadra, o meglio per partita e per squadra, un solo giocatore fisico. Ho precisato questo perché in realtà in una squadra se ne possono avere anche 1000 dei tesserati fisici, però durante una gara nella distinta può esserci un solo giocatore tesserato FGC, che fino alla stagione scorsa doveva avere queste caratteristiche massimo Serie D se era un giocatore tesserato FGC calcio a 5, massimo prima categoria se era un giocatore FGC tesserato nel calcio a 5. Quest'anno c'è stata questa piccola modifica, rimane sempre prima categoria se è un giocatore tesserato FGC calcio, però è aumentata di una categoria se è un giocatore tesserato FGC calcio a 5, quindi quest'anno si è portato alla C2. E voi magari pensate, per alzare il livello? No, purtroppo si è abbassato il livello della federazione, soprattutto del campionato di C2, e posso anche spiegarvi perché si è abbassato il livello. Allora, molti non sanno questo aspetto, ma in realtà un giocatore tesserato FGC, una volta che firma questo contratto che è il tesserino, non potrebbe giocare nessun tipo di campionato amatoriale. Questo è secondo le norme FGC. È ovvio e normale che questo non accade, anzi. Giocatori soprattutto delle categorie fino alla prima categoria di calcio, Serie D, C2 di calcio a 5, vanno a farsi i campionatini amatoriali. Allora, quasi tutti i campionati amatoriali di calcio a 5 non ammettono i giocatori di C2. Allora, molti bravi giocatori hanno deciso di scalare di una categoria, preferendo andare a giocare in Serie D invece che in C2, proprio per poter continuare a farsi la partitina infrasettimanale. Questo ha fatto sì che, soprattutto rispetto all'anno scorso, si è abbassato, ma ve lo giuro, di tantissimo il livello di C2. Io vi parlo per esperienza, che questa stagione con la mia squadra di Serie D ho fatto diverse amichevoli con squadre che sono ai primi posti della C2 ci voleva un pallottoliere a fine della gara. Quest'anno è molto più alto il livello di Serie D proprio per questo motivo, perché, e lo trovo giusto, molti preferiscono scendere in Serie D proprio per potersi permettere la partitella fra settimana, invece che magari giocare una sola volta alla settimana in federazione se il mister ti fa giocare. Comunque so che in pentola vogliono molte novità per la prossima stagione qui al campionato di Villa Ferry, però non anticipo niente perché siccome sono notizie che ho captato e non mi sono state riferite personalmente dagli organizzatori, è meglio che per ora me ne stia zitto, però credo che sia quasi sicuro il fatto che molte novità approderanno qui al Villa Ferry. Una cosa che questo invece lo posso dire è che gli organizzatori stanno cercando di portare anche il calcio a 5 femminile, stanno cercando di fare un girone magari anche con solo 8 squadre, che è il minimo per poter affrontare un campionato perlomeno decente, almeno 8 squadre che partecipano le stanno cercando, e mi auguro che riescano in questo intento, perché sarebbe bello avere anche la compagine femminile qui al Villa Ferry. Negli ultimi anni ci sono state solo 2 donne che hanno partecipato a questo campionato, una era Anna Cazzagon, un bravo portiere
della provincia di Venezia, non ricordo con che squadra partecipasse, e un'altra giocatrice era Silvia Mazzucato. Credo, nella mia esperienza degli ultimi 10 anni che ho allenato Serie A, Serie B di tra calcio e calcio a 5 femminile, credo una delle donne più forti che abbia mai visto giocare, addirittura credo molto più forte anche di qualche maschietto, anche di categorie alte, magari come la C1, qui parliamo di una vera e propria fuoriclasse, e quest'ultima giocava proprio con la mia squadra nel girone di Serie A, e addirittura il periodo che è venuta è stata anche tra le capocannoniere, poi un infortunio ha fatto sì che lei si fermasse per un po', e poi ha avuto la brillante idea di sposarsi e quindi appendere le scarpe al chiodo. Peccato, perché lo sport ne risente di giocatori come questa Silvia Mazzucato, una giocatrice che ha anche militato nella nazionale italiana di calcio, poi passata nel calcio a 5, e la categoria minima che lei ha giocato è sempre stata la Serie A. Avevo fatto una piccola parentesi, ma io, non essendo telecronista e non essendo in grado di farlo, magari preferisco raccontare qualche aneddoto o spiegare qualcosa di questo sport, proprio per colmare la mia inefficienza nel fare il telecronista. Ottima occasione del Tanna Sport Team, e questa volta autogol che però viene assegnato lo stesso al numero 7, Gamberini. Un bel cucchiaio. 2-0 per il Terna Sportin. Se devo essere sincero, qualcosa in più il Terna Sportin, almeno siamo quasi alla fine del primo tempo regolamentare, mancano quasi circa 5 minuti, quindi in questi 20 minuti sicuramente qualcosa in più Terna Sportin ce l'ha. Poi succede, no? Che siccome è la seconda volta che guardo una partita del Soul Kitchen, la prima partita credo col Jolly Legend, adesso non vorrei dire una stupidaggine. Cavolo, no, non lo ricordo, direi una stupidaggine, comunque anche la, forse con l'Ara Social, l'altra partita che avevo visto hanno perso, poi se perdono anche oggi dicono che sono io che porto Iella. Potrebbe essere, sicuro. Questo l'ho detto prima, il Terna Sportin era nata come squadra per, non dico vincere il campionato, ma per mettere in difficoltà veramente tutte le squadre, e poi l'ho detto prima, strada facendo purtroppo viene svolto il campionato, è lì che si conta veramente la squadra. A porta libera sul secondo palo, era anche in una posizione che stava per cadere, bravo Prendin. Io Prendin non posso dire che siamo amici, ma siamo conoscenti, credo che siano almeno 15 anni che ci vediamo durante i tornei estivi. Più che ottimo portiere, e non lo dico perché lo conosco, non avrei problemi a dirlo. Anche lui come me è un ex giovane, purtroppo. Sicuramente un portiere con molta molta esperienza. Ecco una cosa che magari ora Cristian non me ne voglia, Cristian Prendin non me ne voglia, ma da preparatore dei portieri mi viene naturale farlo. Parla poco. Bravissimo anche Zilio qui a tentare questa buona occasione del servizio. Una cosa che io dico sempre ai portieri che alleno, che un portiere muto non serve nemmeno a una squadra di sordi.
quella non sembra, ma quando il portiere chiama in continuo, è come avere un uomo in più in difesa, soprattutto una manovra difensiva. Abbiamo la fortuna noi portieri di avere la miglior posizione in campo, la miglior posizione visiva in campo, e quindi dobbiamo sfruttare questa cosa, e l'unica arma che ci rimane è la voce. Bravo Prendin. Migliore tra i suoi, forse anche, almeno sempre questo primo tempo, forse anche il migliore in campo. Peccato che non mi danno più la possibilità di premiare il miglior giocatore di partita. L'anno scorso io davo il premio che consisteva in una bibita presso il bar di Villa Ferro. Per ora non mi hanno dato il potere di continuare a farlo, e quindi non posso farlo. Però a fine gara dirò lo stesso quello che per me è il miglior giocatore di giornata. Sicuramente se finisce così, dico subito che sarebbe Prendin. Sto aspettando il duplice fischio dell'arbitro che decreta la fine di questo primo tempo regolamentare. Ovviamente i minuti del vostro schermo non coincidono spesso col minutaggio reale, perché no? Stagliuzzate le partite, i momenti morti vengono totalmente tagliati, time out, la palla quando ci si mette troppo andare a recuperare, quindi spesso il tempo appunto non può coincidere. Ecco il duplice fischio dell'arbitro. Rieccoci per il secondo tempo della partita tra Soul Kitchen in tenuta gialla e il Terna Sporting in tenuta azzurra, che attacca da sinistra verso destra in vantaggio per 2-0 il Terna Sporting. Hanno attaccato molto Sporting, si sono trovati però di fronte un ottimo Prendin che durante la prima frazione di gioco nega la gioia del gol alla squadra in azzurro. Manovra offensiva del Soul Kitchen troppo lenta, tanto che addirittura il pivot laterale del Terna Sporting ha fatto a tempo a tornare nella propria retroguardia. Si girano i fronti, avete visto questo sport come maledetto, si girano i fronti ed il numero 7 Gamberini, doppietta per lui oggi, 3-0. Molto lunga ancora la partita, per carità, però quando giri la palla troppo lentamente questo sport poi la paghi. È da tempo che lo dico, l'ho detto anche la scorsa stagione, poi le cose cambiano perché ci sono troppe cose da dover fare e quindi è saltato, ma spero che per l'inizio della prossima stagione riesca a portare un mister di alto livello e che magari dia delle lezioni o dei corsi, come li volete chiamare, alle squadre che magari sono approdate a questo sport da poco, che ancora non hanno dimestichezza. Questo sport è uno sport diverso dal calcio. Se andate sul mio canale di YouTube Guzza 5 trovate un'intervista che ho fatto a Rodriguez, mister che oltre ad allenare in C1 il calcio a tavola, calcio a 5, è stato un giocatore di alto livello di calcio a 5. Lui ha militato nella massima serie per diverso tempo. Adesso collabora anche con il calcio Padova, lui è un mister referenziatissimo, un mister molto bravo, uno spagnolo, un po' la patria almeno negli ultimi anni di questo sport. E lui mi disse in un'intervista che gli ho fatto: non so se mi propongono di comprare Messi, se lo faccio giocare,
proprio perché questo sport, molti credono che sia il calcio giocato in 5 e invece 9. Una volta si diceva, i grandi mister, io ho avuto la fortuna di essere allenato da quello che era un po' il Marcello Lippi di questo sport, che era Fabrizio Rendina, ora non più allenatore ma giocatore di poker professionista, dopo metà della sua vita passata nel campo di futsal, ha deciso di cambiare totalmente vita. Insomma, questo, stavo dicendo, una volta si diceva che questo sport era il basket giocato con i piedi e non il calcio giocato in 5. Adesso invece i mister si confrontano invece con gli schemi dell'hockey. Infatti rispetto, io ho avuto la fortuna di giocare nella Serie A di questo sport, rispetto a quando ci giocavo io, adesso è diventato molto molto più veloce. Mamma che gol, mamma che gol! Merita replay, come meritano tutti gli altri gol e replay, ma veramente ha fatto un colpo da maestro. Numero 7 Calore del Soul Kitchen accorcia le distanze, 3-1, però ancora in vantaggio il Carnas Sporting. Capito Andrea, la fascia rimane sempre scoperta. Ma che c'è ancora, guarda che c'è ancora! Potete andare anche per... perché è giusto che uno che faccia questo sport, che pratica questo sport, deve informarsi e deve sapere come funziona un po' questo sport. Andatevi a vedere su YouTube le amichevoli tra Barcellona Calcio a 5 e Barcellona Calcio e vedete quante bastonate prendono i giocatori di calcio. E allora continuiamo a lasciare da solo Prendì. Però qui primo palo Prendì, questa volta il numero 6 Zagato. 4-1 Terno Sport Team. Vuol dire che anche Zilio, per potergli segnare, devono veramente compiere gol come quello di prima, perché quelle poche volte che è stato comunque impegnato ha fatto molto bene il portiere del Terno Sport Team. Visto che prima ho fatto un po' di documentario su questo sport, allora continuo fino alla fine spiegandovi che questo sport, diversamente da quanto si pensa che sia nato in Brasile, nine, questo sport nasce in Uruguay. Nasce prima, appena finita la seconda guerra mondiale. Questo sport nasce da un professore di ginnastica uruguaiano, innamoratissimo del calcio, ma non aveva a disposizione un campo così grande per poter far giocare i propri alunni, aveva a disposizione solo una palestra. Ovviamente in 11 contro 11 era un problema, e quindi inventò questo sport con... ci voglia tanto, basta dimezzare i giocatori, no? Ma ha inventato anche le regole di questo sport, poi ovviamente negli anni sono state modificate, ma del resto anche quelle del calcio sono state modificate in tantissimi anni e vengono continuamente modificate, quindi è ovvio che anche in questo sport ci siano state diverse modifiche per quanto riguarda il regolamento. Stavo dicendo, questo sport viene inventato con le regole e tra la fusione di 5 sport diversi, che erano il calcio, la pallamano, la pallavolo, il basket e la pallanuoto. Questi sono i 5 sport che hanno fatto sì che nascesse questo sport ormai praticato veramente in tutto il mondo. Sinistra,
l'Uruguay del resto ha anche vinto un mondiale di questo sport, la prima edizione, però c'era un però, era ad invito e potevano partecipare solo 4 squadre, quindi comunque in quella stagione mai che vada quarto ci arrivava. Fino agli anni 90, ed è strano che anche quelli che adesso giocano questo sport e magari hanno cominciato adesso ancora si lamentano del contatto, perché è vero che fino agli anni 90 non era ammesso neanche, anche spalla contro spalla veniva conteggiato come fallo. Tripletta di Gamberini, 5-1 Terna Sportiva. Mentre adesso veramente prima che l'arbitro fischi un fallo, soprattutto quando io parlo di questa cosa parlo sempre della massima categoria, che attualmente è la Serie A1, adesso si ammazzano tanto. Anche la cosa strana, e fateci caso, perché chi gioca e chi gioca molto mi sarà capitato una volta nella vita che un portiere abbia lanciato magari nell'area avversaria, dalla porta all'area avversaria, che qualcuno si sia lamentato, doveva rimbalzare per terra oppure sul retropassaggio non è passata la metà campo. Allora, la regola della metà campo in questo sport è resistita un anno, l'hanno messa un anno, poi hanno capito che era una stupidaggine, cioè quella di lanciare la palla e doveva rimbalzare nella propria metà campo, l'hanno mantenuta un anno, poi hanno capito che era una delle più grosse stupidaggini che potevano fare e l'hanno subito rimossa. Eppure ancora ad oggi, e ve lo assicuro che è stato, credo, 98-99, se no 97-98, e ancora la gente si ricorda, è incredibile. E mentre la regola del passaggio del portiere, per quanto riguarda la metà campo, credo sia stata tolta una decina d'anni fa. Adesso perché il portiere possa ricevere un retropassaggio deve toccarla un avversario. E poi mi fa strano quando da una rimessa laterale magari qualcuno, un giocatore, passa la palla al portiere diretta e c'è chi si lamenta. Il regolamento parla chiaro: se è una rimessa laterale vuol dire che l'ha toccata un avversario. Anche in un calcio di punizione, sebbene non l'ha toccata il portiere, perché è da gioco fermo e quindi il portiere riparte da zero. Sono cose fondamentali, credo, che per fare uno sport devi conoscere il regolamento, altrimenti se tu sei un karateka e vuoi cimentarti in un incontro di pugilato, non è che puoi dargli calci all'altro portiere. Devi conoscere le regole del pugilato, altrimenti, cioè, è la stessa identica cosa. Credo che quando vai a far parte di una competizione devi conoscere cosa stai andando a fare. Leggetemi qualche volta, se avete qualche dubbio, il regolamento nella pagina ufficiale, sul sito ufficiale, chiedo scusa, Calcio a 5 Padova, troverete il regolamento, che non è altro che la copia del regolamento federale. Se c'è qualcosa che è diverso, c'è specificatamente scritto. Anche perché il regolamento federale prevede due tempi da 30 minuti per quanto riguarda la Serie D, la C2, hanno messo anche la C1 ora, purtroppo, mentre la Serie B, la 2 e la 1 giocano 20 minuti, però tempo effettivo, quindi una volta che la palla non è in gioco viene stoppato il tempo e quindi c'è un terzo arbitro cronometrista, appunto, che blocca il tempo.
nella C1 non c'è, o meglio, c'è il cronometrista, però non blocca il tempo, segna solo i falli. Hanno un po' modificato, fino a due anni fa c'era il tempo effettivo anche nella serie C1. Attenzione, non è la offensiva. Ottima retroguardia del Tanna Sportin. Dico plurale Tanna Sportin, non specifico il giocatore, perché non vedo il numero di maglia e quindi io non posso riconoscere i giocatori. Mi dispiace, siete talmente tanti che partecipano al Villa Fair League. Io, non essendo un organizzatore, non facendo anche nemmeno gli appelli, quindi difficilmente conosco i nomi di giocatori. Se riconosco le facce, magari sì, altrimenti mi è difficile riconoscere i giocatori. Adesso prima ho detto Prendin, se lo vedo per strada non so, non l'avrei saputo che si chiama né Christian né Prendin, l'avrei salutato come sempre, ciao portiere, perché anche se lo vedo e ci confrontiamo da molti anni da avversari, però sinceramente non sapevo come si chiamava. Detto ciò, visto che vi ho raccontato, spiegato un po' di questo mondo, se ne avete voglia, ormai la stagione è finita, per la prossima stagione, qui proprio vicino al Villa Ferri, al Palagozzano, in via Gozzano alla Guizza, gioca il Petrarca Calcio a 5, squadra neopromossa in A2, quindi vedrete un buon futsal o calcio a 5, se... Per chi non sapesse cos'è il futsal, ma è la stessa identica cosa, è solo la traduzione sbagliata, perché futsal non vuol dire calcio a 5. Futsal de Salo è il nome completo di questo sport. Bravo, ottima girata, non ottima la retroguardia del Tanna Sportin in questa occasione. Numero 14, Barato Matteo, realizza la seconda rete per la sua squadra. Bella botta di collo pieno in girata, Ziglio che può solo guardare. Da là tagli il tempo al portiere. Tiri così bene, forte a filo del palo, diventa difficile anche per il portiere. Però qua la retroguardia del Sulkic, dov'è? Dov'è? Ho visto che è stato Fornea a dimenticarsi Zagato sul secondo palo. ABC del calcio a 5, gol sul secondo palo, 6-2, e mancano 4 minuti di un recupero al termine. Ci prova ancora il numero 7 Calore a fare un altro Eurogol. Mamma mia, se ne sono mangiati anche diversi, Tanna Sportin. Comunque, resto della mia idea, premio secondo virtuale, perché non c'è più niente per ora, non, come ho detto, non posso permettermi di assegnare un premio che in realtà non c'è, virtuale, per quanto possa valere zero la mia parola. Secondo me oggi migliore in campo resta Prendin, forse su un gol una tiratina di orecchie, e il resto invece è, a mio avviso, più colpa di squadra che non sua. È vero che rimango della mia idea che dovrebbe aprire un po' di più la bocca, dovrebbe richiamare un po' di più i suoi giocatori, visto che sono molto disattenti nella fase difensiva. Ora prendi. E allora 7. E allora 7-2.
credo sia difficile oggi per il Sukiche poter recuperare. Prossima Paolo. Io non ricordo se l'ho ripresa io questa partita, che spesso non faccio io le riprese, poi passa tempo. Questa partita ho visto la data del file è di un mese fa, quindi anche se l'ho ripresa io me ne sono dimenticato. Calcio di punizione, bravo Zilio. Allora ne approfitto, visto che manca pochissimo, ne approfitto, un po' cercato, comunque bravo, ci sta. Un attimo, voglio vedere questo calcio di punizione, spero non lo batta di prima, stavo dicendo. Zilio al limite del regolamento, partito un po' prima del giocatore del Sukiche, che passa palla al limite, al limite. Stavo dicendo, speravo che non tirasse di prima, invece l'ha fatto. Organizzatevi, provate uno schema, guardate che si realizza veramente pochi gol tirando di prima intenzione. Adesso in questa occasione il portiere è uscito, la metteva di piatto lateralmente, probabilmente avrebbe potuto fare meglio che non regalare una bella parata al bravo Zilio. Vabbè, detto ciò, mi resta che ricordarvi ancora una volta per la vostra gioia di scaricare l'app, visitate il sito, condividete i video su Facebook, YouTube, commentate, condividete, scrivete, fate qualcosa, basta che lo fate. Continuiamo a mantenere questo campionato il numero uno di Padova, non solo secondo me per l'organizzazione ma anche per il numero di squadre. Ecco il triplice fischio dell'arbitro, non mi resta altro che ringraziarvi. Da Diego Gusella è tutto, buon campionato a tutti.